Con l'avvocato Fabio Anselmo, che Liberi TV già ha intervistato in occasione di una manifestazione a Piazza Indipendenza, se non sbaglio, davanti alla sede del CSM, se non vado errato, facciamo una piccola ricostruzione di questa vicenda processuale che non è poi di per sé tanto, tanto lunga. In Italia abbiamo avuto di molto peggio, ma è sicuramente, a mio parere, enorme il fatto che i fatti che emergono, discussioni che emergono e che non sono state prese in considerazione, che sono veramente pesanti. Ricordiamo appunto che la Corte di Cassazione si dovrà pronunciare martedì, oggi è sabato. Vediamo un pochino appunto questa ricostruzione e tecnicamente i nuovi fatti quali sono. I fatti nuovi sono chiaramente sotto gli occhi di tutti. Il coinvolgimento, direi con margini di certezza assoluta, dell'arma dei carabinieri nel pestaggio di Stefano Cucchi. Alcuni elementi appartenenti all'arma dei carabinieri lo hanno pestato, lo avrebbero, ma di fatto leggendo le carte credo che il grado di certezza sia pressoché assoluto, lo avrebbero pestato subito dopo il suo arresto e l'avrebbero pestato durante proprio il fotosegnalamento, che sarebbe andato a vuoto proprio in ragione di un pestaggio che sarebbe maturato in maniera, direi, scientifica, in maniera proprio scientifica. Cosa si Quindi può occultamento dire? Delle prove da subito? Sì, certo, ma un ben orchestrato e pianificato, come dicono gli stessi PM nella richiesta di incidente probatorio. Sono atti che stiamo leggendo, che stiamo cercando di valutare, che aprono uno squarcio su una zona d'ombra che non era mai stata esplorata prima. È chiaro che qui il panorama cambia totalmente sotto questo profilo, dal punto di vista soggettivo, riguardo gli autori del pestaggio. Resta da capire che cosa è successo in Piazzale Clodio a questo punto. E questo lo vedremo martedì. Per quanto riguarda viceversa gli aspetti che cui noi teniamo di più, e cioè gli aspetti medico-legali, noi abbiamo provato che la perizia non è, diciamo, Cattaneo Grandi, non è assolutamente attendibile. L'abbiamo provato attraverso la consulenza del professor Masciocchi, l'abbiamo provata attraverso l'analisi della, diciamo, loro, della refertazione, che non è neanche firmata, della TAC, ed è, diciamo, effettuata da Combin su incarico dei periti, e abbiamo scoperto che la TAC ha fotografato una vertebra più piccola, più stretta rispetto a quella originale fotografata da TAC Arbarello, per intenderci, cioè di colui che ha eseguito la seconda autopsia. In buona sostanza mancava una parte, era tagliata. La parte che mancava era proprio quella che denunciava la presenza della frattura, da noi tanto sostenuta e tanto negata sia dai consulenti del pubblico ministero che dai periti del giudice. Avevamo ragione, è un fatto inspiegabile che questa TAC fatta dai periti fotografi una vertebra che è soltanto parziale. E processualmente, io le chiedo, ovviamente ben venga in questo caso l'incidente probatorio, che comunque sia, ecco, sarà probatorio anche perché si tratta di ossa, sì. E quindi, ma da un punto di vista tecnico, io le chiedo questo parere: insomma, un incidente probatorio dopo 6 anni non è una cosa un po', diciamo... Il genere probatorio doveva essere fatto, perché nel momento in cui perdono di credibilità tutti gli accertamenti medico-legali e scientifici, certo. se facessimo come ha stabilito la Corte d'Assise di secondo grado, Stefano Cucchi è morto da solo e non si sa perché. No, dico l'enormità di queste cose che non sono state accertate subito, sono state occultate. Noi lo dobbiamo a medici e medici legali di parte pubblica, certo. Dobbiamo a loro questi 6 anni di ritardo, solo ed esclusivamente a loro. E forse anche a una mancanza di iniziativa da parte dei giudici che si sono trovati a decidere le sentenze di questo processo. Una cosa le volevo chiedere, allora abbiamo detto in introduzione che il primo e secondo grado già ci sono stati, con delle assoluzioni di medici e infermieri. Questo di incidente tutti. Probatorio di tutti. Ecco, da dove, a che punto gemma, diciamo, questa inchiesta bis e perché? Gemma immediatamente dopo la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise d'Appello per insufficienza di prova di tutti gli imputati. Nasce una vera ondata di sdegno, sacrosanta, legittima, nei confronti di quello che era un totale, inconcepibile, intollerabile fallimento
della giustizia e in primis della Procura di Roma. Va detto che, diciamo, a quell'epoca non vi era ancora il dottor Pignatone procuratore capo. Questa ondata di sdegno muove le coscienze. Nel caso Cucchi, il caso Cucchi ormai rappresenta per il cittadino non tanto, o comunque non solo, un caso di cosiddetta mala polizia, come viene identificata, diciamo, questo genere di, purtroppo, di tragedie di questi casi giudiziari, ma un vero e proprio caso di negata giustizia, il simbolo della prevaricazione da parte della giustizia dei più deboli a vantaggio dei più forti. Il caso Cucchi, in buona sostanza, dà ancora più concretezza a quel senso di frustrazione che molto spesso i cittadini provano nel momento in cui vengono a contatto con l'amministrazione della giustizia, nelle sue lungaggini, nelle sue lentezze, nella sua macchinosità, nella sua costosità e anche molto spesso anche nella sua illogicità di esercizio. E ingiustizia. Diciamo, se un po' sostituito al caso Tortola, che prima era emblematico, sì, anche se un po' diverso, ma insomma. Sì. E poi c'è stata anche un'azione importante di collegamento con altri casi simili, Aldo Randi, sì. Mastro Giovanni, che sì, sono stati... Sì. Aldo Randi, Uva... Uva, certo, tanti altri. Michele Ferrulli, poi... Dino Budroni, insomma tanti casi che abbiamo gestito, che ho gestito, che chiaramente fanno riflettere, ma non, rispetto, al di là di questo, proprio Cucchi, io credo che il caso Cucchi abbia avuto un carattere simbolico ancora più pregnante, ancora più intimo, proprio nella coscienza della gente, perché vedere le condizioni di Stefano in cui è stato ridotto, e ridotto nelle mani dello Stato, non durante una sommossa di piazza, diciamo, o un attentato terroristico, ma ridotto quando era nelle mani certe, assolute e dovremmo dire rassicuranti dello Stato. Lo hanno visto 140 pubblici ufficiali, nessuno ha detto niente. Lo hanno visto un giudice, un pubblico ministero, il ministro di condanne, non hanno detto niente. Stefano era nelle condizioni che vengono descritte adesso da quei carabinieri, che giustamente dovranno, secondo me, essere parte processo per omicidio. È chiaro che il passaggio tecnico necessario è quello dell'incidente probatorio, perché avendo un materiale scientifico di valore zero a disposizione, bisogna rifarlo da capo. Certamente è importante l'accertamento e per fortuna appunto si tratta di cose che non sono deperibili, insomma, sono prove che stanno lì, si vede. Si tratta in buona sostanza di certificare, di conoscere l'ovvio, cioè l'ovvietà. Stefano stava bene, era in palestra alle ore 19, alle ore 23:30 stava bene perché viene accusato di spaccio di una modesta quantità di sostanza stupefacente, quindi stava bene, era fuori. È stato arrestato, è stato picchiato, ha riportato delle lesioni importanti, è stato ricoverato in ospedale e in ospedale è morto. E non è che è morto perché è crollato l'ospedale o perché qualcuno si è introdotto nell'ospedale e gli ha sparato o lo ha coltellato. È morto perché le sue condizioni fisiche sono degenerate fino al punto di morirne. Quindi non c'è nessuna soluzione di continuità, nessun taglio nella sequenza causale tra il pestaggio e la morte. È ovvio, è evidente, tutti noi lo sappiamo, non c'è cittadino che non possa comprendere e ritenere questo. Però abbiamo bisogno di un passaggio serio, serio, vero, da un medico legale che metta nero su bianco ciò che è ovvio, che è quello che ho appena detto. Una parte, diciamo, delle nuove accuse e dei nuovi fatti, diciamo, che poi si formalizzeranno in accuse, vengono anche da intercettazioni. Sì. Che sono anche quelle abbastanza esplicite e danno un pochino anche l'idea di un ambiente in qualche modo, sicuramente di una rete di connivenza. L'humus che viene fotografato da questo, lo spaccato, cioè sembra di assistere a un processo di mafia, cioè il linguaggio, gli strumenti, cioè l'uso di numerosi cellulari da 15 euro, anonimi, pressoché anonimi, intestati ai personaggi a identità di comodo, l'invito a non parlare, cioè veramente non sembra di leggere un atto, sia pur giudiziario, che abbia come oggetto l'analisi e la ricostruzione
di vita vissuta da parte di, di persone che appartengono all'arma dei carabinieri. Sembra di parlare di criminali. A questo punto dobbiamo ritenere anche che lo siano. E a proposito, adesso non so se siano ancora anonimi o pubblici queste identità, ma sono pubbliche. Sì, ecco, sì. Che lei sappia, sono stati perlomeno sospesi dal servizio. Non ne ho la più pallida idea. Perché insomma, in Italia ricordiamo anche che il G8, insomma. Solo anche Aldrovandi, certo, sono stati sospesi 6 mesi, poi dopo adesso lavorano. Sì. E si permise anche di dire qualcosa. Bene, io niente, a questo punto posso soltanto fare un in bocca al lupo all'avvocato, che ovviamente è stato anche lui, l'avvocato Anselmo, parte di questo sforzo gigantesco per il riconoscimento di un fatto che intuitivamente era così semplice e chiaro, e il raggiungimento appunto di un riconoscimento di una verità storica che veramente in Italia sembra, in certi casi, veramente certe volte viene a dire: ma se Stefano Cucchi non avesse avuto una famiglia alle spalle. Ah, è vero. E tutti coloro che non hanno una famiglia alle spalle. Che non si è arresa. Che non si è, oltretutto con una risolutezza veramente fuori dal comune. Io le assicuro che nel momento in cui ho continuato a fare le mie indagini dal punto di vista medico-legale, continuando a sostenere quello che avevamo sempre sostenuto, ho percepito netta una quasi commiserazione da parte di alcuni colleghi e di altri che dicevano: vabbè, poveretto, non si arrende all'evidenza, ormai ha perso e non si arrende. Ah, addirittura. Vabbè, più o meno l'ho percepita. Ho capito. Va bene, allora, dopo questa ombra, diciamo, anche sulla categoria, no, una parte, insomma. No, non è un'ombra, è chiaramente, sa, dopo 2 processi e dopo tutta una serie di medici legali che, pur sostenendo che i bambini vengono portati dalle cicogne, però comunque li sostengono tutti in maniera coerente e conforme, non è facile continuare ad avere la voglia e la determinazione per continuare a lavorare per dimostrare il contrario, quando hai esaurito 2 gradi di giudizio, di merito. Non è facile. Diciamo che in questo caso il miracolo è accaduto. Allora, complimenti ancora più all'avvocato Anselmo, in bocca al lupo, e spero che faremo una nuova intervista quando avremo veramente la formalizzazione del successo, questa volta della giustizia, non dell'ingiustizia. Grazie. A lei.